Ci siamo persi in aeroporto e tra pochissimo parte l'aereo. Siamo arrivati a Londra. 15.000 like per il quinto episodio delle 100 cose da fare prima di morire. Grazie, questo è Espo e oggi siamo con un nuovo vlog. E oggi finalmente con la tanta attesa serie delle 100 cose da fare prima di morire. Io ve l'ho detto che piano piano le cose diventano sempre più fighe. Infatti oggi è il primo episodio della serie dove faremo un viaggio. È sera e io domani dovrò partire per Londra. Mi stavo iniziando a preparare la valigia che sta qui e ho detto iniziamo a vloggare. In poche parole, questo video lo volevo mettere tra le 100 cose da fare prima di morire per un motivo. Io ho fatto veramente tantissimi viaggi nella mia vita fino ad ora, però non ho mai fatto un viaggio all'estero organizzandomi da solo all'ultimo con i miei amici. Infatti il biglietto l'abbiamo preso veramente pochissimi giorni fa. Avevamo quest'idea di andare a Londra, abbiamo preso il biglietto e partiamo noi del vlog team. Domani a che ora si parte? Io ho viaggiato tantissimo, già sono stato a Londra, però non ci sono stato con i miei amici. Cioè sono andato lì, ho conosciuto gente nuova, oppure gli altri viaggi l'ho fatto con i miei genitori, oppure altri con la scuola, però mai in questo modo. E io questa cosa volevo farla prima di morire. Poi vabbè, leggo veramente molti commenti su questa serie. La maggior parte di voi apprezzano perché dicono che è una cosa innovativa, una cosa figa. E infatti dai e ve amo. Altri invece mi fanno ridere perché dicono: certo, questo non ha mai fatto niente nella vita. Oppure altri dicono: ma perché inizi questa serie? Mica stai per morire. A parte uno, noi non sappiamo mai quando moriamo. E due, uno può iniziarlo quando vuole. Comunque a parte questo, devo iniziarmi a preparare la valigia, perché domani sera ho l'aereo. Che poi domani pomeriggio io mi incontrerò con Alessandro e insieme andremo a Fiumicino. Tanto io la valigia potevo anche tranquillamente farla 10 secondi prima di partire, perché regà, io sono un mago. Cioè guardate, la valigia è vuota, però io da quando sono piccolo che riesco a fare sta cosa. Io basta che prenda valigia vuota, la chiudo e ok, vediamo se è... no, non ci posso credere, ogni volta è così. La valigia è vuota, la chiudo, la apro ed è piena. Vedete, ci ho messo pochissimi secondi. Vabbè dai, ci vediamo direttamente domani che andiamo a Londra. Sveglia presto. E oggi si va a Londra. Questo è il mio outfit: maglioncino, skinny e Jordan. Poi sotto ho una maglietta, almeno se fa caldo mi tolgo questo maglioncino. E sono carico, pronto per andare a Londra. Adesso andrò a Fiumicino e ci vedremo direttamente lì. Passano le ore, ehi. Perfetto raga, siamo appena arrivati a Fiumicino aeroporto. Era praticamente da tantissimo tempo che non arrivavo a Fiumicino. Adesso comunque ci muoveremo per Fiumicino, visto che il nostro aereo comunque parte tipo fra 2 ore. Ci fermiamo qui a prendere qualcosa e poi andremo ad imbarcare le valigie. Ok, noi dobbiamo andare London Gatwick 311E. Siamo arrivati qui al gate e facciamo vedere il bel tempo che ci sta a Londra per questa settimana. Ok, pioggia, 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 nuvoloso, pioggia, 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 buonissimo. Bene, 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 bene. Ecco qui, mentre noi aspettiamo al gate è anche arrivato Valerio. Sei pronto? Sì. Spo. Comunque abbiamo consegnato la valigia e adesso stiamo andando all'imbarco. E intanto è arrivato pure Dani. L'abbiamo portato Jimmy. Jimmy! Perfetto, adesso andiamo a consegnare la valigia. Ok, siamo passati anche a questo controllo. Sì, non mi hanno fermato. Non tolgo collone manco in aeroporto, tanto non sono nè. 10 capa al collo, yeah. 2 capa al mese a ma. Tutte di capa spostano 6 capa con uno stat, tac, yeah. E anche questo controllo è passato. Perché dovete sapere, io mi scordo sempre nella valigia, cioè nel bagaglio a mano. Io ho dato da bere l'acqua a lui e indovina dov'era la mia acqua. E però, quindi mi ha suonato. Meno male che hanno scomato le bombe. Meno male non hanno scoperto la pistola. Non è vero, non c'è la pistola. Dio mi ha dato una pistola facile da maneggiare. Raga, è successa appena adesso una cosa spettacolare. Perché noi per scherzare avevamo detto per scherzare. Meno male che non ci hanno visto la pistola che abbiamo nel bagaglio a mano. E raga, vicino a me ci stava la security. Abbiamo riso troppo. Però è stata una cosa stupenda. Adesso comunque stiamo andando all'imbarco, visto che fra poco dovremmo partire. Però prima di partire dobbiamo fare per forza una cosa, cioè entrare da Gucci. Entriamo Ale? No, la facciamo una cosa. Non perché non ho soldi per Gucci, semplicemente andiamo a Gucci Londra, è più bello. Solo per quello. Mi piacciono Fendi e Gucci. Comunque prima di andare all'imbarco, mi sembra giusto, mangiamo un pochetto mentre aspettiamo. Comunque mentre mangiamo, volevo dirvi una cosa. Speriamo che a Londra sia un pochetto diverso, perché in Italia qui ti guardano con una videocamera in mano e tutti dicono: oh mio Dio, che sto facendo questo? Ti guardano tutti male, ti guardano storto. Tipo adesso sto vloggando e sta gente che mi guarda. Speriamo che comunque a Londra siano più abituati. E poi adesso che sto mangiando mi è venuta anche se. Però non posso bere perché mi hanno fatto consegnare la bottiglietta d'acqua. E vabbè, ma è una gioia. Raga, adesso stiamo facendo l'imbarco. No, mio Dio, quanta gente ci sta. Invece noi, oh, noi passiamo di qua. No, noi passiamo di qua. No, guardate che bello questo, raga. Ma
Sto a dieta. Ci siamo persi in aeroporto e tra pochissimo parte l'aereo. No raga, non sto scherzando. Ecco qua. Meno male ci stanno a chiamare. Cioè raga, in poche parole, io e lui ci siamo fermati a mangiare e intanto avevamo continuato a vloggare. Loro intanto erano venuti qui e tipo sono 40 minuti e loro ci aspettano e fra mezz'ora parte l'aereo e noi non sappiamo dove andare perché siamo da soli. Fra 10 minuti chiudono il terminal e noi dobbiamo arrivare lì. Ok, questo deve essere il vlog dove noi arrivavamo a Londra. Mi sa che è il vlog ci siamo persi in aeroporto e rimaniamo a Roma. Ok, chiudono a 35, sono i 23. 12 minuti per trovare il terminal, dai. Sembrava impossibile ma ce l'abbiamo fatta. Ecco qui, siamo arrivati. Che fortuna, proprio all'ultimo. Ora facciamo la fila ed entriamo. Comunque adesso tocca a noi. Perfetto, passato l'ultimo controllo e adesso si entra. Vlog in the log. Adesso entriamo che farà 20 minuti parte l'aereo. Il bello è che tutti stiamo seduti in posti diversi. Quanto è stretto qua, non potete capire. Faccio la traduzione. Lasciate like, iscrivetevi al canale e commentate il video, sì. Ok. Vedetevi pure tutti gli altri vlog sul canale, ha detto. Bello quando qui stanno tutti seduti. No, veramente, tutti seduti. Eccolo qui, è l'unico in piedi. Ok, guardiamo per sicurezza cosa dobbiamo fare. Ok, se succede qualcosa dobbiamo fare questo. Ah, raga, noi stiamo partendo e Alessandra sta su Instagram. Devi mettere modalità in aereo. Ci sto, fammi vedere, fammi vedere. Dai, sono cose private. Ok, stiamo mezz'ora in ritardo. Partiremo prima o poi, dai. Stiamo in posizione per partire. Sarà un viaggio lungo, però fortunatamente c'ho chi mi fa compagnia qui vicino. Quindi vabbè, adesso con l'amica mia mi farò una bella chiacchierata. Chiamami boss. Ok raga, stiamo partendo. Aiuto raga, aiuto. Lui è la prima volta che viaggia da solo. Io la prima volta che viaggio da solo con gli amici. Stiamo partendo con 40 minuti di ritardo. Qual è la scusa? La scusa è che c'è traffico. C'è traffico in aria. Ok, siamo in volo. La partenza più brutta che io abbia mai fatto. Comunque questo, oltre ad essere un viaggio pieno di turbolenze, è anche un viaggio molto interessante, perché guardate cosa stiamo facendo. Passano le ore, dopo due ore finalmente siamo arrivati a Londra. Io ho due cose. Uno, c'ho tutti gli occhi rossi, non so perché. Seconda cosa, io non sto sentendo quello che sto dicendo. Ho tutte le orecchie attappate e non riesco comunque a sentire. Comunque la cosa figa di qua, sono quasi le 11. Però in Italia sono quasi le 11, perché qui siamo un'ora indietro, quindi sono quasi le 10. Ecco qui, abbiamo toccato terra. Ecco, oh, ok. Finalmente atterrati a Londra. Hi, grazie a me. Hi. Did you stand up? Siamo arrivati a Londra. Ecco qui, adesso rientreremo dentro l'aeroporto. Fa freddissimo. Comunque adesso andremo nella casa di Londra, la vlog house inglese. E vi dico anche che sul canale vedrete il tour della vlog house di Londra. Quindi aspettatelo. E aspettatevi anche tantissimi video da qui. E la cosa bella è che qui posso vloggare tranquillamente. Nessuno mi dirà niente, perché uno, nessuno capisce la mia lingua, e due, qui vloggare è una cosa normalissima. Mentre in Italia tutti ti guardano male e ti dicono: no, che schifo, ti fai video. Ok, fatto anche il check out, quindi siamo ufficialmente a Londra. Adesso manca solo prendere valigie. È successo solo un piccolo problema. Io praticamente lo capisco poco l'inglese, ma non lo capisco per niente quando mi si mettono a parlare veloce. È più forte di me. Se uno viene e mi parla veloce in inglese, io non capisco niente. Al check out stavo da solo e mi ha fatto tipo una domanda. Io l'ho guardato tipo: ah, ecco qui, oh, ho trovato la valigia, dai. Grande bomber, batti il 5. Fortunatamente non si sono rotte, non è successo niente. Adesso comunque usciremo dall'aeroporto. Sono fuori la notte. Perfetto, siamo usciti dall'aeroporto. Qui siamo nel parcheggio. Adesso stiamo aspettando il taxi. Voglio dire una cosa a tutti: sto morendo di freddo. Fa troppo freddo, raga. Siamo diventati così freddi. Stiamo entrando adesso in taxi. Adesso abbiamo 25 minuti di viaggio, solo io e Valerio. Comunque qui in Inghilterra i taxi sono veramente fighi. Dopo circa una mezz'oretta di taxi siamo arrivati alla casa. Adesso comunque sentiremo gli altri e ci rivediamo direttamente nella vlog house inglese. Ok, sono appena entrato. Mi sembra una casa cinese, perché praticamente ci fanno togliere le scarpe per entrare. Oh, è figa, mi piace. A few moments later. Non so perché siamo appena arrivati in vlog house, ma stiamo già per morire. Sentite che rumore. Ci stanno praticamente, non so, trapanando i ladri da fuori. Esplode la casa. Guarda quando apri l'acqua smetti. Vai, chiudi.
Ok raga, moriremo. Ti posso avere per 15.000 like per il quinto episodio delle 100 cose da fare prima di morire. Perché sì, questo è l'episodio delle 100 cose da fare prima di morire. Andate a vedere tutti gli altri video, ve li lascio in descrizione, che è una serie che sta andando a bomba e vi ringrazio molto per come sta andando. Comunque già ve lo dico, nei prossimi giorni vedrete veramente tantissimi video dove staremo qui a Londra, quindi tantissimi vlog di Londra. Comunque ragazzuoli, io spero che questo quarto episodio delle 100 cose da fare prima di morire vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se voi avete mai visitato Londra e se sì, quante volte ci siete andati. Se questo video è piaciuto, lasciate un bel like, commentate e condividete. Mi raccomando, iscrivetevi per unirvi al vlog team e alla Sespos Family. Noi ci becchiamo con un prossimo video. Baci cuccioli. Sono sempre giro, sono sempre giro, sono sempre.